Walter Sandretto, sindaco di Valperga, siamo qui per l'inaugurazione della 164esima fiera autunnale di Valperga, un classico, una tradizione che si rinnova, un momento importante non solo per Valperga ma tutto il canavese, visto l'importanza di questo appuntamento. Sì, buonasera a tutti, sì, sono contento e orgoglioso di aprire questa 164esima fiera autunnale, festa autunnale che sarebbe poi praticamente una festa patronale, l'abbiamo messa, difatti lunedì ci sarà la festa patronale in cui le aziende comunque lasceranno i dipendenti a casa e tutto quanto, quindi l'abbiamo focalizzato su questo periodo e direi che l'importanza, la cosa importante è che finalmente quest'anno siamo qua senza restrizioni, facendo sempre attenzione a tutto quanto quello che deve essere, però comunque con la massima libertà in modo per comunque goderci veramente questo momento che è un momento comunque da anni che è sempre stato importante e purtroppo negli ultimi anni con il Covid e la pandemia è sempre stato un po' in sordina. Quest'anno finalmente abbiamo cercato di ripartire in modo molto più corposo, speriamo che anno per anno riusciamo a crescere e far sì che questa festa diventi di nuovo una festa d'attrazione comunque per tutto il territorio come lo è sempre stato e come sicuramente lo sarà in futuro. Infatti tante sono le tradizioni, i momenti tradizionali come giustamente ha detto prima, però anche tante le novità perché ad esempio avete l'appuntamento con i Vigili del Fuoco, c'è il calcio balilla umano, ci sono tanti momenti, la gara podistica di stasera, quindi tanti momenti dedicati a adulti ma anche ai bambini. Sì, anche perché era doveroso comunque in quest'anno comunque ricordare comunque due persone care a Valperga, ma soprattutto la Proloco nell'organizzazione della manifestazione, l'ex presidente Alberto Matteo Fassiot che purtroppo ci ha lasciato e è dedicata praticamente alla corsa podistica e a Piazza Claudio in cui era consigliere della Proloco, quindi anche lui purtroppo ci ha lasciato prematuramente e quindi era doveroso comunque fare qualcosa per loro, far sì che loro sono sempre vivi in mezzo a noi e che le famiglie tutti sono qua presenti con noi, questo è veramente un piacere perché sono persone che comunque hanno dato tanto al paese e quindi sicuramente noi dobbiamo prendere tutti i lati positivi e tutti gli insegnamenti che loro ci hanno dato per portarli avanti e uno di questi è proprio l'aggregazione, stare insieme, la volontà di anche nei momenti difficili di emergere e di fare qualcosa di importante insieme. Devo ringraziare comunque la Proloco per tutta l'organizzazione, tutto quanto quello che è stato fatto qua per questa fiera, devo ringraziare la Filarmonica Valperghese che comunque è sempre qua presente, ringrazio tutti i miei colleghi che ne abbiamo veramente tanti oggi qua presenti a Valperga, le autorità, gli onorevoli che sono qua, che sono presenti e posso solo che veramente auspicarmi che vada tutto bene, il tempo sembra favorevole quindi di conseguenza sicuramente sarà veramente una bellissima edizione della festa patronale in cui ci sarà anche una pedalata, una consuetudine di pedalata tra le vie del paese domenica che comunque porterà tante famiglie, comunque tanti ragazzi comunque qua uscire di casa e riprendere quello che comunque purtroppo è stato un po' tralasciato nel tempo. Assunto Agostino, presidente della Proloco di Valperga, sta per iniziare l'edizione numero 164 di questo momento importante in cui la vostra associazione è protagonista. Cosa significa anche dopo quello che è successo negli ultimi due anni ritrovarsi in questo momento e festeggiare tutti assieme? Buonasera, noi siamo felici di poter essere qua innanzitutto. Voglio ricordare comunque il presidente che è mancato, Alberto Monteu Fassiò, infatti la corsa che tra poco ci sarà nel suo ricordo, è stata sempre una persona molto, molto cara.
l'ho sostituito quando c'è stato bisogno, ora sono io presidente Proloco e spero veramente di, ecco, di dare un input importante al paese, perché io credo nella socialità con gli altri, credo nei momenti di aggregazione. E per questo ringrazio innanzitutto il mio direttivo, il mio team, ringrazio veramente con il cuore la banda, che è veramente sempre molto, quando la chiamo sono sempre lì disponibili, ringrazio tanto l'amministrazione comunale, ringrazio anche tutte le persone che mi hanno veramente dato una mano, perché per dire quest'anno c'è la novità del calcio balilla, e ringrazio Rocco Agostino e Torchi Alessandro che veramente mi hanno supportato e hanno preso a cuore questa iniziativa, e anche questo torneo è anche in ricordo di un nostro caro amico che è mancato, che è Claudio Piazza. E niente, mi auguro che siano 5 giorni di gioia, di spensieratezza e di convivialità con il mio paese che è Valperga. Tra l'altro anche, appunto, come dicevi prima, ci sono dei momenti nuovi, momenti tradizionali. Tra l'altro avete anche il momento dedicato ai più piccoli. Sì, certo, grazie che me l'hai ricordato, perché allora domenica mattina ci saranno anche Grisulandia, scusatemi se ho, spero sia giusto, che comunque saranno qui, aspetteranno tutti i piccoli pompieri. E poi ecco, ci sarà veramente uno stand gastronomico. Con un po' di specialità quasi tutte le sere. Stasera c'è la pizza con gli affettati, poi abbiamo la serata del pesce, poi abbiamo la serata dei coscritti, e per continuare lunedì abbiamo il fritto misto, e per chiudere, oltre ai fuochi, in bellezza con polente spezzatino. Allora, valperghesi vi aspetto, valperghesi e anche tutti i paesi limitrofi.